Oh, che bell'abito da sposa. Venite con me. Medea, vengo in cerca di te. È inutile che tu mi guardi a quel modo, piena di una muta ira contro tuo marito. Devo ordinarti di lasciare questa città, insieme con i tuoi due figli, immediatamente. Come vedi, mi interesso di persona al vostro esilio. E non ritornerò a casa finché non ti avrò cacciato fuori al di là dei confini del mio regno. Ma perché anche i miei figli? Perché mi fai paura. Mi fai paura, te lo dico apertamente, per la mia figliuola. È noto a tutti in questa città che, come barbara, venuta da una terra straniera, sei molto esperta nei malefici. Sei diversa da tutti noi, perciò non ti vogliamo tra noi. Invece così povera questa mia sapienza. D'altra parte, di quale tue offese dovrei dolermi? Soltanto lui è responsabile. Lui, mio marito. Non provo dolore per il tuo comportamento. Anzi, esso mi sembra giusto. E non provo dolore per la tua felicità. Fatele pure queste nozze. Sì, siate lieti. Per me ti chiederei soltanto una grazia. Non cacciarmi. Lasciami qui. Chinerò il capo davanti a coloro che sono più forti di me. Certo, le tue parole sono dolci, umane. Ma è impossibile vedere nel fondo di un'anima. È vero. Questo è vero. Dammi almeno un giorno di tempo perché io possa pensare all'esilio. Pensare a chi chiedere aiuto per mantenere i miei figli ora che loro padre li ha completamente abbandonati. Purtroppo il mio volere non è quello spietato di un tiranno. E la mia indole spesso mi è stata dannosa, lo so. Sento di sbagliare, ma voglio concederti ciò che mi chiedi. E dirti la verità. Non è per odio contro di te, né per sospetto per la tua diversità di barbara. Arrivata alla nostra città coi segni di un'altra razza, che ho paura. Ma è per timore di ciò che può fare mia figlia, che si sente colpevole verso di te. E sapendo il tuo dolore, prova un dolore che non le dà pace. Tanto che per lei queste nozze con Giasone sono ragione di tutto, anziché di felicità. È perché tu, senza colpa, non la opprima con la tua presenza, che io voglio disumanamente cacciarti via dalla mia terra.
Nutrici, ti prego, va a chiamare Giasoni. Mia destra, stretta tante volte dalle tue mani. Mie ginocchia, abbracciate tante volte e tanto inutilmente da questo miserabile uomo che deve tutto a me e su cui ho perso ogni speranza. Cosa rimpiangi? È ora che tu ti convinca, infine, chiaramente che io devo soltanto a me stesso la buona riuscita delle mie imprese. Anche se tu non vorrai mai riconoscere che se hai fatto qualche cosa per me, lo hai fatto solo per amore del mio corpo. Tu mi rimproveri di essere ingrato, ma io, anche se forse senza molta fatica, e magari lo ammetto non volendolo, ti ho dato infine molto di più di quello che ho ricevuto. Non vantarti di questo. Mi hai mandato a chiamare. Bene, eccomi, eccomi qui. Ti ascolterò di buon grado, anche se tu mi odi ormai. Sentiamo, che novità ci sono? No, nessuna novità. Volevo soltanto che tu mi perdonassi. Lo so bene che mi attende un esilio senza amici. E tutto il resto è inutile ormai. Io sono stata ingiusta. E tu hai fatto bene a comportarti così. Perdonarti? Ma sì, ti perdono. È tutto ciò che ti chiedevo prima di andarmene. Ti ringrazio. Addio. Addio. Addio.